Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città, e vi verrà incontro un uomo con una brocca. Con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono ed, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Parola del Signore. Celebriamo oggi la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, festa comunemente chiamata del Corpus Domini, Corporis Christi. Oggi la Chiesa adora il Santo Sacramento dell'altare e lo fa meditando, benedicendo, ringraziando il Signore per il dono della Sua divina presenza. Egli ha promesso: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». E nel Santissimo Sacramento dell'altare Gesù ha mantenuto la sua promessa. Egli ci offre il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e la sua divinità. Egli ci dona tutto se stesso. Il Vangelo di oggi ci ricorda quello che è avvenuto nell'ultima cena. Ci ricorda Gesù, ci ricorda quanto è avvenuto
prima della sua passione. Egli, proprio nella notte in cui veniva tradito. Un particolare che non ci deve mai sfuggire. Quali sentimenti albergavano nel cuore di Gesù? Amarezza, dispiacere. Era affranto Gesù. Sapeva che i suoi discepoli l'avrebbero abbandonato. Qualcuno tradito, venduto, consegnato. Pietro lo avrebbe rinnegato miseramente dinanzi ad una servetta petulante. E Gesù, proprio in quel contesto, dà ancora di più, dà tutto se stesso, prende il pane, lo spezza, lo offre ai suoi discepoli. Prendete, mangiatene tutti. Prende il calice, prendete, bevetene tutti. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, versato per voi e per tutte le moltitudini del passato, del presente e dell'avvenire, per tutti i popoli, per tutti coloro che vorranno gustare il frutto della salvezza. Se da un albero al centro del giardino di Eden pendeva il frutto che procurò la morte, dall'albero patibolare della croce pende il frutto che dona la vita. La disobbedienza del primo Adamo viene sanata dall'obbedienza somma del Figlio di Dio fatto uomo, il nuovo Adamo. E ai piedi della croce Maria, nuova Eva, donna, come la chiama Gesù, quasi a presentarla come la novella Eva. Ella ci dona il frutto benedetto del suo grembo, Gesù, il Salvatore. Ed è il Salvatore che ce l'affida come madre. Gesù invita i suoi discepoli ad entrare in città e a seguire un uomo che ha una brocca piena d'acqua. Questa brocca ricorda le giare di pietra che Gesù fa riempire per trasformarla, quell'acqua, in generoso e gustoso vino. Il vino della festa, l'acqua che è il segno della tribolazione, come ci ricorda il profeta: anche se dovessi mangiare il pane dell'afflizione e bere l'acqua della tribolazione, tuttavia non si terrà più nascosto il tuo maestro. Quell'acqua è il segno e il simbolo delle lacrime, del sudore, della fatica, della sofferenza, della nostra vita terrena. Quell'acqua che Gesù trasformerà
nel vino della nuova alleanza, nel vino della gioia, e ancora il vino nel calice. Viene dichiarato da Gesù sangue per la salvezza dell'umanità. È il suo sangue che viene donato misticamente nei doni che la Chiesa offre ogni giorno, ogni domenica, Pasqua della settimana, di ottavo giorno in ottavo giorno, per quanti fanno esperienza del risorto, di settimana in settimana, di domenica in domenica, ma è lo stesso sacrificio che si compie, si rinnova, si ripresenta in tutti gli altari del mondo, ogni giorno. E Gesù che si immola, ecco l'agnello di Dio, colui che porta su di sé, che toglie il peccato del mondo. Ti adoriamo, ti benediciamo, ti ringraziamo, ti lodiamo, Signore, perché tu ci doni tutto te stesso e ci inviti a salire alla stanza, al piano superiore. Sì, l'Eucaristia non la si comprende dal punto di vista umano. Solo chi è capace di salire al piano superiore, alle realtà spirituali, celesti, può comprendere che quello è pegno, anticipo, caparra delle realtà future, della divina liturgia, della etimasia, la mensa celeste alla quale siamo chiamati a partecipare, la liturgia del giorno beato, quando entreremo anche noi nel regno dei cieli, dove Gesù è entrato per aprirci e prepararci un posto. Ti ringraziamo, Signore, perché nel Santissimo Sacramento dell'altare che oggi in modo speciale adoriamo, tu ti sei degnato di rimanere sempre presente, come prigioniero d'amore, sempre presente, sempre vivo. Grazie, Gesù. Grazie per il dono che sei e che ti fai. Tu sei il pio pellicano e un'antica tradizione, una leggenda ricorda che il pellicano, quando non ha nulla da dare ai suoi pulcini, si percuote il petto e dà la sua carne, il suo sangue per i propri pulcini. In quest'inno dell'Adoro Te Devote, che San Tommaso d'Aquino compose, Gesù viene chiamato Pio Pellicano. Che una stilla sola del suo sangue lava le colpe dell'intera umanità, di ciascuno di noi. Ti ringraziamo, Signore, per il dono della Tua presenza nella Tua Santa Chiesa Cattolica, dove, donandoci il Tuo corpo, come dice San Gregorio Magno, padre della Chiesa, Tu ci fai Tuo corpo.
Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. È bello per noi, o Signore, stare qui dinanzi alla Tua presenza, presenza che riempie l'anima. E vogliamo adorarti, o Signore, benedirti e ringraziarti. Perché tu ancora una volta ti degni di chiamarci al tuo cospetto per sostare con te e adorare questo santissimo sacramento nel quale tu sei veramente vivo, presente, con il tuo corpo reale, con il tuo sangue, la tua anima, la tua divinità. Oggi in tutta la Chiesa, solennità del Santissimo Sacramento, del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, noi celebriamo con profonda venerazione, adorazione. Devozione. Il memoriale della tua divina presenza. Ti Nella Chiesa, o Signore, tu sei stato sempre presente. Sin dalla istituzione dell'Eucaristia, il giovedì santo, e tu hai comandato ai tuoi discepoli, fate questo in memoria di me. Da sempre la Chiesa ha tenuto in somma considerazione il dono della tua presenza. Ma in un dato momento storico, tu, Signore, hai suscitato e hai illuminato la mente del Romano Pontefice, il Papa Urbano IV, nel 1264, l'11 agosto, in Orvieto, egli si è degnato di promulgare la bolla Transiturus, con la quale istituiva la solennità del Santissimo Sacramento. Una solennità che parte anche da quella che è una meravigliosa esperienza mistica che tu, Gesù, hai voluto rivelare alla priora di un monastero di Liegi. Questa santa priora, insieme ad un'altra consacrata, reclusa, la beata Eva, reclusa, e anche ad un'altra suora,
Isabella, hai voluto rivelare che nella Chiesa mancava un giorno per onorare la tua divina presenza. E hai desiderato, Signore, che questa festa fosse riconosciuta. E l'arcidiacono di Liegi, da lì a qualche anno, da confessore di quelle suore, venne chiamato come successore del beato apostolo Pietro in Roma. E lì Papa Urbano promulgò una bolla chiamata Transiturus. Egli scrisse ai patriarchi, agli arcivescovi, ai vescovi, ai prelati, a tutta la Chiesa, a tutta la cattolicità, dicendo: Cristo, il nostro Salvatore, stando per partire da questo mondo per ascendere al Padre, poco prima della sua passione, nell'ultima cena, istituì, in memoria della sua morte, il supremo e magnifico sacramento del suo corpo e sangue, dandoci il corpo come cibo e il sangue come bevanda. Infatti, ogni volta che mangiamo questo pane e beviamo questo calice, annunciamo la morte del Signore. Egli ha detto agli apostoli, istituendo questo sacramento: fate questo in memoria di me, in modo che questo eccelso e venerabile sacramento fosse per noi il principale, il più insigne ricordo del grande amore con cui Egli ci ha amato. Memoriale mirabile e meraviglioso, dolce e soave, carissimo e prezioso, in cui si rinnovano i prodigi e le meraviglie. In esso sono tutte le delizie e i sapori più delicati, nel quale si gusta la stessa dolcezza del Signore e soprattutto si ottiene la forza per la vita e la nostra salvezza. È un memoriale dolcissimo, sacrosanto e salutare, in cui rinnoviamo la nostra gratitudine nel ricordo della nostra redenzione. Ci allontaniamo dal male, ci consolidiamo nel bene e progrediamo nell'acquisizione delle virtù e della grazia. Siamo confortati dalla presenza corporea del nostro stesso Salvatore, perché in questa commemorazione sacramentale di Cristo è presente Lui in mezzo a noi, in modo diverso ma nella sua vera sostanza. Nell'imminenza della sua ascensione al cielo, disse agli apostoli e ai loro successori: ecco, io sono sempre con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. E li consolò con la benevola promessa che sarebbe rimasto con loro anche con la sua presenza corporale. Memoriale veramente degno di non essere dimenticato, con il quale ricordiamo che la morte è stata vinta, che la nostra rovina è stata distrutta dalla morte di colui che è la stessa vita, che un albero pieno di vita è stato innestato su un albero di morte per produrre frutti di salvezza. È un memoriale glorioso che riempie di gioia salvifica l'anima dei fedeli, mentre con l'infusione della letizia somministrata somministra lacrime di devozione. Siamo pieni di gioia al pensiero della nostra liberazione e, commemorando la passione del Signore per la quale siamo stati salvati, a stento possiamo trattenere le lacrime. In questa sacrosanta celebrazione sono in noi gioia mista a lacrime, perché gioiamo piangendo pii e lacrimiamo gioiendo devoti, avendo liete lacrime e letizia piangente.
Infatti anche il cuore, invaso di grande gioia, stilla dagli occhi dolci lacrime. Infinita grandezza dell'amore divino, immensa e divina pietà, copiosa effusione celeste. Dio ci ha dato tutto nel momento in cui ha sottomesso ai nostri piedi e ci ha affidato il dominio supremo di tutte le creature sulla terra. Nobilita e sublima la dignità degli uomini attraverso il ministero degli spiriti più eletti, poiché tutti sono destinati ad esercitare il ministero al servizio di coloro che hanno ricevuto l'eredità della salvezza. Ed essendo stata così vasta la munificenza del Signore nei nostri confronti, volendo mostrarci ancora di più il suo infinito amore, nel suo abbassamento si offrì egli stesso e, superando le più grandi generosità e ogni misura di carità, si diede come cibo soprannaturale. Liberalità singolare ed ammirevole, in cui il donatore viene come dono, e il dono è colui che dà, sono la stessa realtà. È davvero grandezza infinita quella di colui che si dà e accresce la sua disposizione affettuosa a tal punto che ciò, distribuito in gran numero di doni, alla fine sovrabbonda e ritorna al donatore, tanto maggiore quanto più si è diffuso. Pertanto il Salvatore si è dato come cibo. Volle che, nello stesso modo in cui l'uomo era stato sepolto nella rovina dal cibo proibito, vivesse di nuovo per un cibo benedetto. L'uomo cadde per il frutto di un albero di morte, risuscita per un pane di vita. Da quell'albero pendeva un cibo mortale, in questo c'è un cibo di vita. Quel frutto ha portato il male, questo la guarigione. Un appetito malvagio ha fatto il male e una fame diversa genera il beneficio. La medicina arrivò dove la malattia aveva invaso, da dove era partita la morte venne la vita. Di quel primo cibo fu detto: il giorno in cui ne mangerai morirai. Del secondo è scritto: chiunque mangia questo pane vivrà in eterno. È un alimento che ristora e nutre veramente, sazia al massimo grado non il corpo ma il cuore, non la carne ma lo spirito, non i visceri ma la mente. L'uomo aveva bisogno del cibo spirituale e il misericordioso Salvatore fornì con attenzione colma di pietà il cibo dell'anima con la migliore e più nobile prelibatezza. La generosa liberalità salì al culmine del bisogno e la carità eguagliò la convenienza. Così che la parola di Dio, che è prelibatezza e cibo per le creature razionali, fattosi carne, si diede come cibo alle creature stesse, cioè alla carne e al corpo degli uomini. L'uomo quindi mangia il pane degli angeli, di cui il Salvatore disse: la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Questo cibo viene preso, ma non viene consumato. Viene mangiato, ma non viene trasformato, perché non diventa colui che lo mangia. Ma se viene ricevuto con dignità, rende colui che lo riceve simile a lui. E c'è il suo venerabile sacramento, amabile e adorato, sei degno di essere celebrato, esaltato con la lode più commossa, dai canti ispirati, dalle fibre più intime dell'anima, dai doni più devoti, sei degno di essere ricevuto dalle anime più pure. Memoriale glorioso, dovresti essere tenuto tra i più profondi battiti del cuore, impresso indelebilmente nell'anima, trattenuto nelle intimità dello spirito, onorato con la pietà più assidua e devota.
Dobbiamo celebrare la continua memoria di un tale memoriale affinché di lui, di cui conosciamo lo stesso memoriale, siamo sempre memori, perché colui di cui contempliamo il dono e la ricchezza frequentemente, questi ospitato più strettamente nel profondo della memoria. Sebbene questo santo sacramento venga celebrato ogni giorno nel solenne rito della messa, tuttavia riteniamo che sia utile e degno celebrare almeno una volta all'anno una festa più solenne, soprattutto per confondere e confutare l'ostilità degli eretici. Difatti il Giovedì Santo, nello stesso giorno in cui Cristo ha istituito questo sacramento, la Chiesa Universale è impegnata nella riconciliazione dei fedeli, nella benedizione del Crisma, nell'adempimento del comandamento della lavanda dei piedi e in molte altre sacre cerimonie, non può prestare piena attenzione alla celebrazione di questo grande sacramento. Allo stesso modo in cui la Chiesa guarda i santi, che sono venerati durante l'anno, e sebbene nelle litanie, nelle messe e in altre funzioni la loro memoria si rinnovi con grande frequenza, tuttavia ricorda il loro dies natalis in alcuni giorni con più solennità e funzioni speciali. E poiché in queste feste forse i fedeli omettono alcuni dei loro doveri a causa di negligenza o occupazioni mondane, o anche a causa della fragilità umana, la Santa Madre Chiesa stabilisce un giorno specifico per la commemorazione di tutti i santi, fornendo in questa festa comune ciò che è stato trascurato in quelle particolari. Soprattutto quindi è necessario adempiere a questo dovere con ammirevole sacramento del corpo e sangue di Cristo, che è gloria e corona di tutti i santi, in modo che risplenda in una speciale festività e solennità, e ciò che forse è stato trascurato nelle altre celebrazioni della Messa per quanto riguarda la solennità, sia supplito con scrupolosa diligenza. E così i fedeli, mentre questa festività si avvicina, entrando in se stessi, pensando al passato con attenzione, umiltà di spirito e purezza di coscienza, suppliscano a ciò che avessero compiuto in modo difettoso nel partecipare alla Messa. Forse impegnati con il pensiero negli affari mondani o più ordinariamente a causa della negligenza e debolezza umana. In una certa occasione abbiamo anche sentito dire che quando stavamo svolgendo un ufficio più modesto, Dio aveva rivelato ad alcuni cattolici che era necessario celebrare questa festa in tutta la Chiesa, pertanto abbiamo ritenuto opportuno stabilirlo in modo tale che, in modo dignitoso e ragionevole, la fede cattolica sia rivitalizzata ed esaltata. Pertanto, per rafforzare la grandezza della fede cattolica, abbiamo deciso che ogni anno venga celebrata una festa speciale e solenne di un così grande sacramento, oltre alla commemorazione quotidiana che la Messa ne fa, e stabiliamo un giorno fisso per esso, il primo giovedì dopo l'ottava di Pentecoste. Stabiliamo anche che nello stesso giorno si riuniscano per questo fine folle di fedeli nelle chiese devote, con generosità di affetto, e tutto il clero e il popolo gioioso in toni canti di lode, che labbra e cuori siano pieni di santa gioia. Canti la fede, sussulti la speranza, esulti la carità, la devozione palpiti, esulti la purezza, possano i cuori essere sinceri, possano tutti unirsi con diligente animo e pronta volontà, impegnati a celebrare questa festa e a prepararla. E voglia il cielo che il fervore infiammi le anime di tutti i fedeli al servizio di Cristo, che attraverso questa festa e altre opere di bene, aumentando ogni volta i propri meriti davanti a Dio, dopo questa vita, si dia lui stesso come ricompensa per tutti. Poiché per ognuno è stato offerto come cibo e come prezzo di riscatto.
Pertanto vi raccomandiamo, continua Papa Urbano IV, ed esortiamo tutti nel Signore e attraverso questa bolla apostolica vi ordiniamo, in virtù della santa obbedienza, con rigoroso precetto, imponendo come remissione dei vostri peccati, di celebrare devotamente e solennemente questa festa così esaltata e gloriosa e di impegnarvi con tutta l'attenzione a celebrarla in tutte le chiese delle vostre città e diocesi il menzionato giovedì di ogni anno, con le nuove letture, responsori, versi, antifone, salmi, inni e orazioni proprie della stessa, che includiamo nella nostra bolla insieme alle parti proprie della messa. Vi ordiniamo anche di esortare i vostri fedeli con raccomandazioni salutari direttamente o attraverso altri la domenica che precede il giovedì menzionato, in modo che con una vera e pura confessione, con generose elemosine, con preghiere attente e assidue e altre opere di devozione e di pietà, si preparino in modo da poter partecipare con l'aiuto di Dio a questo prezioso sacramento e possano, il detto giovedì, riceverlo con riverenza e ottenere così il suo aiuto, con il suo aiuto, un aumento di grazia. Conclude il Papa che, desiderando incoraggiare i fedeli con doni spirituali a celebrare con dignità una così grande festa, garantiamo a tutti coloro che pentiti e confessati veramente partecipino alle lodi di questa festa nella chiesa in cui è celebrata l'indulgenza, altrettanto per la messa e allo stesso modo per coloro che partecipano ai primi vespri di questa stessa festa, poi ai secondi, a tutti coloro che partecipano all'ufficio di prima, terza, sesta, nona e compieta. Infine, a tutti coloro che partecipano alle lodi ai vespri, alla messa e alla recita dell'ufficio durante l'ottava, concede il Romano Pontefice l'indulgenza per ogni giorno, confidando nella misericordia di Dio Onnipotente e nell'autorità dei Suoi Santi Apostoli Pietro e Paolo. Questa bolla, promulgata l'11 agosto del 1264 in Orvieto, da Urbano IV, istituisce la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Gesù. E mentre continuiamo ad adorare il Signore, a benedirlo e a ringraziarlo, preghiamolo e benediciamolo con questo canto: al Dio Altissimo la lode, la gloria, l'onore e la benedizione nei secoli dei secoli. Amen.
Santissimo, povero tra i poveri, vieni a dimorare tra noi. Dio dell'impossibile, re di tutti i secoli, vieni nella tua maestà. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Luce del mondo nel buio del cuore, vieni ed illuminami. Tu mia sola speranza di vita, resta per sempre con me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei mio Dio e solo sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. Oh.
qui ad adorarti, o Signore. Siamo qui a benedirti e a ringraziarti. Lode al tuo nome, o Signore, benedetto e santo. Ci prostriamo dinanzi a te, o Signore, e ti diciamo la nostra gratitudine, perché tu ancora una volta ti doni per la nostra salvezza. Ti preghiamo in questo momento, Signore, di voler concedere grazie speciali e celesti favori a quanti si uniscono a questa nostra preghiera, a quanti si uniscono all'adorazione, alla lode, alla benedizione che in tutte le chiese della cattolicità onorano la tua divina presenza, viva e vivificante nella Chiesa. Grazie, Signore. Grazie per tutte le benedizioni che stai effondendo. Grazie, Gesù. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, sii tu la salvezza dell'anima mia. Ti adoriamo, Signore, e ti chiediamo di benedire in questo momento, con questa benedizione che invochiamo, tutti coloro che si uniscono a questa nostra adorazione, a questa preghiera, a questa orazione. E prima ancora di sapere l'esito delle nostre preghiere, o Signore, che in fede ti diciamo già grazie, dal profondo del nostro cuore, Signore. Grazie per tutto e per sempre. Secondo le intenzioni e per la persona del Romano Pontefice e per godere del beneficio delle sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O mio Signore,
benedicimi, Signore, ti prego. Concedimi terreni sempre più vasti. Tienimi sul capo la tua mano e allontana da me disgrazie e dolori. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Concedi, o Signore, la tua benedizione, l'indulgenza, l'assoluzione e la remissione dei peccati a tutti i tuoi figli, ovunque dispersi nel mondo, ma uniti nella celebrazione di questi santi misteri. Poiché tu solo sei il santo e amico degli uomini e sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Riceviamo la benedizione del Signore. Accogliamo Gesù nei nostri cuori. E Gesù che passa e dona guarigione, liberazione, pace, consolazione, salvezza, salute e vita. Dio sia benedetto. Benedetto il tuo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo, Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto è Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
buon cammino di santità per tutti, fratelli amati. Coroncina al Sacro Cuore di Gesù. O mio Gesù, che hai detto in verità vi dico, chiedete ed otterrete, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Ecco che io busso, io cerco. Io chiedo la grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. O mio Gesù, che hai detto, in verità vi dico, qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome, egli ve la concederà. Ecco che al Padre tuo, nel tuo nome, io chiedo la grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. O mio Gesù, che hai detto in verità vi dico, passeranno il cielo e la terra, ma le mie parole mai. Ecco che, appoggiato all'infallibilità delle tue sante parole, io chiedo la grazia.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. O Sacro Cuore di Gesù, cui è impossibile non avere compassione degli infelici, abbi pietà di noi miseri peccatori ed accordaci le grazie che ti domandiamo per mezzo dell'Immacolato Cuore di Maria, tua e nostra tenera madre. San Giuseppe, padre putativo di Gesù, prega per noi. Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostre, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei mio custode, illuminami, custodiscimi, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri parenti, amici, benefattori, familiari e conoscenti defunti, per le anime benedette e sante del Purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.